Cari ragazzi, benvenuti alla lezione 25 di algebra lineare, ovvero del corso di geometria. Oggi trattiamo la formula di Grassmann, che ci tratterà, ci spiegherà bene nei dettagli come si relazionano tra loro le dimensioni di due sottospazi vettoriali e di altri sottospazi che posso costruire a partire da questi due, che sono il sottospazio intersezione e il sottospazio somma. Ma andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Sia V uno spazio vettoriale e U e V doppio due sottospazi vettoriali. Allora U intersezione W doppio è un sottospazio vettoriale di V. Per dimostrare questa cosa dobbiamo vedere tre cose. Dobbiamo vedere che U intersecato V è non vuoto, ma effettivamente, siccome U è un sottospazio vettoriale, il vettore nullo appartiene a U, siccome V doppio è un sottospazio vettoriale, il vettore nullo appartiene a V doppio, e allora il vettore nullo appartiene a U intersecato V doppio. Quindi abbiamo che non è vuoto. Seconda cosa che dobbiamo far vedere è che lo U intersecato V doppio è chiuso rispetto alla somma. Se V1 e V2 appartengono a U intersecato V doppio, allora beh, V1 e V2 appartengono a U e quindi V1 più V2 appartiene a U. Inoltre, V1 e V2 appartengono a V doppio e quindi, poiché V doppio è uno spazio vettoriale, V1 più V2 appartiene a V doppio. Ma se V1 e V2 appartiene sia a U sia a V doppio, allora questo vuol dire che V1 più V2 appartiene a U intersecato V doppio. E quindi U intersecato V doppio è chiuso per la somma di vettori. Infine dobbiamo vedere che U intersecato V doppio è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare. Quindi se lambda è uno scalare in K e V appartiene a U intersecato V doppio, allora abbiamo che V appartiene a U e V appartiene a V doppio, ma poiché lambda è uno scalare in K e V appartiene a U, abbiamo che lambda V appartiene a U perché U è uno spazio vettoriale e analogamente, poiché V doppio è un sottospazio vettoriale, lambda V appartiene a V doppio. Ma quindi lambda V appartiene a U e appartiene a V doppio, ovvero lambda V appartiene a U intersecato V doppio, e quindi U intersecato V doppio è chiuso anche per la moltiplicazione per scalare. Sono soddisfatti il fatto che non è vuoto, il vettore nullo ci appartiene, è chiuso rispetto alla somma, è chiuso rispetto al prodotto per scalare, e quindi U intersecato W doppio effettivamente, come dichiarato, è un sottospazio vettoriale di V. Invece, U unito W doppio può non essere, anzi, in un senso molto preciso che vedremo tra pochissimo, non è mai un sottospazio vettoriale di V. Il motivo, ovviamente, in U più V doppio ci sta il vettore nullo che sta in entrambi. Il problema è che non è chiuso rispetto alla somma. Vediamo un esempio, consideriamo R2 e consideriamo il sottospazio U dei vettori della forma x0, dove x è un numero reale, e il sottospazio W doppio dei vettori 0y, dove y è un numero reale. Entrambi questi sono sottospazi, perché se moltiplico un vettore della forma x0 per lambda, rimane della forma
un numero 0, quindi sta lì dentro, 0, 0 ci appartiene, un vettore nullo, se sommo due vettori di questa somma, forma resta di questa forma, analogamente W, quindi questi due sono due sottospazi vettoriali, ma U unito W non funziona, perché se faccio la somma tra x0, che è un vettore di U e quindi un vettore di U unito W, e 0y, che è un vettore di W e quindi un vettore di U unito W, se provo a sommarli abbiamo che x0 più 0y è xy, che nel caso in cui x e y sia diverso da 0, siano entrambi diversi da 0, non appartiene a U unito W, quindi non funziona. Bene. Allora definiamo U più W come il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene sia U sia W, ovvero, detto in altri termini, che contiene U unito W. Tale sottospazio è il seguente: U più W è per definizione l'insieme dei vettori della forma U più W, dove U piccolo sta in U e W piccolo sta in W. Dobbiamo dimostrare alcune cose. Dobbiamo dimostrare che questo è un sottospazio vettoriale che contiene U e W e che inoltre è il più piccolo che contiene sia U sia W. Dimostrazione. Innanzitutto, U più W contiene U semplicemente perché un vettore U piccolo che sta in U può essere visto come U piccolo più il vettore nullo, dove il vettore nullo sta in W e quindi appartiene a U più W. Analogamente, un W piccolo che sta in W può essere visto come il vettore nullo che sta in U più W piccolo e quindi abbiamo effettivamente che U più W contiene U e contiene W, quindi contiene l'unione di U e W. Il vettore nullo sappiamo che sta in U, sta in W, quindi sta in entrambi, sta anche qua, effettivamente questo ci basta vedere 0 come il vettore nullo di U più il vettore nullo di W, cioè il vettore nullo più il vettore nullo, ovvero il vettore nullo. Inoltre, U più W è chiuso per la somma, è chiuso per la somma, è molto semplice. Se abbiamo due vettori di U più W, cioè U1 più W1 e U2 più W2, che sono vettori di U più W, allora la somma di questi due è semplicemente U1 più U2, che è un vettore di U, più W1 più W2, che è un vettore di W. Quindi possiamo scrivere la somma di questi due vettori come la somma di un vettore di U con un vettore di W. Quindi anche questo appartiene a U più W. Inoltre, U più W è chiuso per la moltiplicazione per scalare. Il che vuol dire che, preso un qualsiasi lambda in K e preso un qualsiasi vettore in U più W, cioè un U piccolo più W piccolo, che appartiene a U grande più W grande, a questo spazio, allora cosa abbiamo? Lambda di U piccolo più W piccolo è uguale, per la proprietà distributiva del prodotto per scalare, a lambda piccolo U piccolo più lambda piccolo W piccolo, ma lambda
U piccolo appartiene a U perché U è un sottospazio vettoriale, lambda W piccolo appartiene a W perché W è un sottospazio vettoriale, e quindi abbiamo la somma di un vettore lambda U di U piccolo, di U grande, e un vettore lambda W piccolo di W grande, che, e quindi questa somma appartiene a U più W. Abbiamo quindi dimostrato che U più W è in un vuoto, contiene il vettore nullo, è chiuso per la somma, è chiuso per la moltiplicazione, e contiene U unito W, e quindi abbiamo che U più W è un sottospazio vettoriale di V che contiene U e W. Dobbiamo far vedere che è il più piccolo, ovvero con tali proprietà. Ovvero, se V tilde contenuto in V è un sottospazio vettoriale di V, tale che V tilde contiene U unito W doppio. Beh, è l'altra condizione, che è un sottospazio vettoriale. Allora V tilde in realtà contiene U più W doppio. Quindi dobbiamo far vedere che tutti i sottospazi vettoriali di V che contengono U più U unito W doppio in realtà contengono U più W doppio. Quindi U più W doppio è contenuto in tutti i sottospazi vettoriali, quindi è il più piccolo sottospazio vettoriale che contiene U unito W doppio. Bene. Allora, sia U piccolo più W piccolo appartenente a U più W doppio, un elemento generico qualsiasi di U più W doppio, vogliamo far vedere che appartiene anche a W tilde. Poiché questo elemento appartiene a U più W doppio, è la somma di un elemento di U e di un elemento di W doppio. L'abbiamo già scritto così direttamente, forse avremmo dovuto dire sia S un vettore di U più W doppio, allora vuol dire che S si può scrivere come U piccolo più W doppio piccolo, eccetera, eccetera. Ci siamo capiti. Quindi, questo vettore generico di U più W doppio è la somma di un vettore U piccolo di U e di un vettore W doppio piccolo di W doppio. Ma, poiché U è contenuto in V tilde e W doppio è contenuto in V tilde, allora abbiamo che U piccolo appartiene a V tilde e W doppio piccolo appartiene a V tilde. Abbiamo che questo vettore W doppio appartiene a W doppio e quindi appartiene a V tilde. Abbiamo che questo vettore U appartiene a U e quindi appartiene a V tilde. Quindi abbiamo che il vettore U e il vettore W doppio appartengono entrambi a V tilde, ma V tilde è uno spazio vettoriale, un sottospazio vettoriale di V, e quindi vuol dire che è chiuso per la somma, e quindi U piccolo più W doppio piccolo appartiene a V tilde. E questo conclude, vuol dire che qualunque vettore di U più W doppio è anche un vettore di V tilde, quindi V tilde contiene U più W doppio, e U più W doppio è il sottospazio vettoriale più piccolo che contiene sia U sia W doppio. Dimostriamo ora un lemma che ci sarà utile per provare una formula molto interessante sulle dimensioni di U intersecato V e di U più V. Quindi sia B V1 Vn un sistema di generatori
di U e C, W1, WM, un sistema di generatori di W, allora B unito C è un sistema di generatori di U più W, del più piccolo sottospazio vettoriale che contiene entrambi. Dimostrazione, la cosa è abbastanza semplice, ma vediamolo. Quello che dobbiamo vedere è che un qualsiasi elemento di U più W può essere scritto come combinazione lineare di elementi di B ed elementi di C. Quindi, sia V un elemento qualsiasi di U più V, allora, poiché appartiene a U più V, vuol dire che V è della forma U piccolo più W piccolo con U piccolo in U e W piccolo in W. Non è detto che la scrittura sia unica, però si può scrivere così. Quindi, poiché B è un sistema di generatori di U, esistono alfa 1, alfa n in K, tali che U si scrive come somma per j che va da 1 ad n di alfa j Vj. Analogamente, poiché C è un sistema di generatori di W, esistono beta 1, beta m, scalari in K, tali che W piccolo si scrive come combinazione lineare di questi. K che va da 1 ad m di beta K W K. Ma questo vuol dire che il nostro V piccolo, che è U piccolo più W piccolo, si scrive come somma per J che va da 1 ad n di alfa J Vj più somma per K che va da 1 ad m di beta K W K, ovvero V piccolo è combinazione lineare di V1, Vn, W1, Wm. Ovvero, dato che V era un vettore qualsiasi, tutti i vettori di U più W si possono scrivere come combinazione lineare di questi vettori, ovvero l'insieme di tutti questi vettori è un sistema di generatori di U più W, come volevasi dimostrare. Possiamo quindi dimostrare il teorema della formula di Grassmann che vincola insieme le dimensioni di U, di W, di U più W e di U intersecato W. Quindi, se U e W sono sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V, allora la dimensione di U più W più la dimensione di U intersecato W è uguale alla dimensione di U più la dimensione di W. Vediamo di dimostrarlo. Per dimostrarlo iniziamo a fare un qualche piccolo ragionamento. Quello che faremo è sfruttare il teorema di completamento a base. Vediamo quindi le inclusioni che ci sono tra questi sottospazi vettoriali. U e W sono sottospazi vettoriali di V, ma anche U più W e U intersecato W sono sottospazi vettoriali di V. Chiaramente U e W non hanno
a priori nessuna relazione l'una con l'altra, ma entrambi contengono U intersecato W. U intersecato W è anzi il sottospazio vettoriale più grande contenuto sia in U sia in W. E ovviamente sono entrambi contenuti in U più W. Anzi, U più W è proprio il sottospazio vettoriale più piccolo che contiene U e W. Bene, l'idea è partire con una base di U intersecato W, completarla una base di U, completarla una base di W. Una volta che avremo fatto questo, siccome abbiamo delle basi, sappiamo qual è la dimensione di U intersecato W, sappiamo qual è la dimensione di U, sappiamo qual è la dimensione di W. Ma se in questa uguaglianza sappiamo 1, 2, 3, il quarto deve essere determinato. Quindi una volta fissate queste tre basi, dovremo trovare necessariamente una base di questo U di W con il numero giusto che ci serve di elementi. Vediamo di farlo. Quindi la strategia è quella che abbiamo detto. Fissiamo una base S1 SK di U intersecato W per il lemma di completamento a base, possiamo estenderla, lemma di completamento a base, per U ci dice che questo insieme è una base di U intersecato W, quindi in particolare sono dei vettori linearmente indipendenti. Essere linearmente indipendenti non dipende dall'essere qua dentro o dall'essere qua dentro, sono linearmente indipendenti, punto. Al massimo dipende da qual è il campo su cui stiamo ragionando, ma per tutti questi stiamo ragionando sempre sullo stesso campo. Quindi questi vettori sono una base di U intersecato W, quindi sono linearmente indipendenti e quindi li posso completare ad una base di U. Analogamente li posso completare a una base di W. Quindi possiamo estenderla a una base di U, che quindi sarà S1 SK U piccolo 1 U piccolo P, e a una base di W, che quindi sarà S1 SK W1 WQ. Pertanto, che cosa scopriamo? Scopriamo che la dimensione di U intersecato W è K. Questa base è esattamente K elementi. Scriviamocelo qua, quindi questo qua abbiamo che questo è K. La dimensione di U è data dal numero di elementi di una base che sono k più p. La dimensione di U è k più p. La dimensione di U è k più p. La dimensione di W, una base di W è a k più q elementi, quindi la dimensione di W a k più q elementi. La dimensione di W è k più q, quindi questa è k più q. Bene, se il nostro teorema è vero, allora deve valere questa uguaglianza, e quello che vogliamo dimostrare è che la dimensione di U più W deve essere uguale a K più P più Q, così da entrambi i lati dell'uguaglianza abbiamo 2K più P più Q. Questo qua è equivalente alla tesi. Equivalente alla tesi è dimostrare che in questa situazione la dimensione di U più W è K più P più Q. Quindi siamo già a buon punto. Ovviamente dobbiamo trovare una base con K più P più Q elementi. E un ovvio tentativo è fissare gli elementi che abbiamo fissato. Da S1 a SK, da U1 a UP, da W1 a WQ. Se dimostriamo che
S1, SK, U1, UP, W1, WQ, è una base di U più W, allora la dimensione di U più W è esattamente il numero degli elementi della base, cioè K più P più Q, che è quello che volevamo dimostrare, e quindi abbiamo finito. E quindi abbiamo finito. Osserviamo anche che per il lemma che abbiamo appena dimostrato, se abbiamo un insieme di generatori di U e un insieme di generatori di W, allora l'unione di questi è un insieme di generatori di U più W. Ma l'unione, abbiamo una base di U, che quindi è un insieme di generatori di U, abbiamo una base di W, che quindi è un insieme di generatori di W, allora l'unione di questi è un insieme di generatori per U più W, per il lemma. Ma l'unione di questi è esattamente questo insieme. Perché? Perché se 1 e SK sono scritti due volte, nell'insieme possiamo tranquillamente toglierli. Quindi, per il lemma, sono generatori di U W. Una volta che sappiamo che sono generatori, allora la dimensione di U più W è al massimo questa. Perché se questo è un insieme di generatori, una base deve avere un numero di vettori minore o uguale di questa. Bene, quindi l'unica cosa che ci resta da fare è il teorema è vero se e soltanto se questi sono linearmente indipendenti, perché questi sono, se la dimensione è esattamente questa, allora questi sono un insieme di generatori nel numero giusto per essere una base, quindi sono una base. Viceversa, se questi sono linearmente indipendenti, allora la dimensione è quella voluta e quindi funziona la formula. Quindi il nostro teorema adesso è totalmente equivalente a dimostrare che questi sono linearmente indipendenti. Se sono linearmente indipendenti, il risultato del teorema è vero, se invece sono linearmente dipendenti, il risultato è falso. Quindi il teorema è diventato dimostrare la formula di Grassmann è diventato equivalente a dimostrare che S1, SK, 1, UP, W1, WQ sono linearmente indipendenti. Quindi questo è quello che vogliamo dimostrare. Per dimostrare che dei vettori sono linearmente indipendenti, ricordiamoci, dobbiamo semplicemente scriverci una combinazione lineare che fa il vettore nullo, trarre delle conseguenze e vedere che tutti i coefficienti sono zero. Quindi, siano alfa 1, alfa k, beta 1, beta p, gamma 1, gamma Q, scalari, tali che la somma RJ che va da 1 a K di alfa J, SJ, più la somma per L che va da 1 a P di beta L, UL, più la somma per i che va da 1 a q di gamma i wi è il vettore nullo. Vogliamo trarre delle conseguenze e dimostrare che allora
tutti gli alfa J, tutti i beta L e tutti i gamma I sono 0. Se questo è vero, allora vuol dire che i nostri vettori sono linearmente indipendenti, perché l'unica loro combinazione lineare che dà il vettore nullo è la combinazione lineare banale. Ora diamo una definizione, giusto per semplificarci la vita. Questa somma la chiameremo semplicemente U piccolo, questa somma la chiameremo semplicemente U piccolo, questa somma la chiameremo semplicemente W doppio piccolo. Osservazione: V piccolo appartiene a U intersecato W doppio, U piccolo appartiene a U e W doppio piccolo appartiene a W doppio. Ma allora, concentriamoci su U piccolo. Dalla formula abbiamo che U piccolo è anche uguale a meno V doppio. Porto semplicemente gli altri dall'altra parte dell'uguale. Ma V doppio abbiamo detto che appartiene a V doppio, e V piccolo appartiene a U intersecato V doppio, in particolare appartiene a V doppio. Ma una combinazione lineare di vettori di W doppio, meno V piccolo meno W doppio, appartiene a W doppio. Quindi abbiamo scoperto che U piccolo appartiene a W doppio. Quindi U piccolo appartiene a W doppio e U piccolo appartiene a U, perché era quello che avevamo, l'avevamo scritto così. Questo vuol dire che U piccolo appartiene a U intersecato W doppio. In maniera del tutto analoga, scambiando semplicemente i ruoli di U piccolo e W doppio piccolo, analogamente, dimostriamo, magari fate i passaggi per esercizio per vederlo, ma è esattamente lo stesso discorso scambiando i ruoli di U piccolo e W doppio piccolo, dimostriamo che W doppio piccolo appartiene a U intersecato W doppio. Bene, quindi abbiamo che U piccolo e W doppio piccolo in realtà appartengono a U intersecato W doppio. Concentriamoci su U piccolo. Su W doppio piccolo il discorso sarà del tutto uguale. Quindi U piccolo è uguale, per definizione, la somma per L che va da 1 a P di beta L o L. Questa è la definizione di U piccolo. Ma U piccolo appartiene a U intersecato W doppio, quindi si scrive come combinazione lineare della base S1 SK di U intersecato W doppio, il che vuol dire ovvero che esistono delta 1 delta K in K, tali che U piccolo è uguale alla somma di delta R S con R per R che va da 1 a K. Quindi abbiamo trovato questa cosa. Ma ora abbiamo questa uguaglianza, portiamola tutta da un lato dell'uguale. Questo è equivalente a dire che la somma di beta L U L per L che va da 1 a P meno, se vogliamo, più la somma di meno delta R SR per R che va da 1 a K è uguale al vettore nullo. Abbiamo semplicemente riscritto le cose. Ma attenzione, cosa abbiamo? Abbiamo che questa è una combinazione lineare degli UL e degli SR, ovvero, torniamo indietro, è una combinazione lineare di
questi elementi, che sono elementi della base di U. È una base di U, quindi sono linearmente indipendenti. Quindi questa è una combinazione lineare di vettori linearmente indipendenti, sono la base di U, che dà il vettore nullo. Ma un insieme di vettori linearmente indipendenti, la combinazione di un insieme di vettori linearmente indipendenti dal vettore nullo se e solo se tutti i coefficienti sono 0. Tutti i coefficienti sono nulli. Quindi vuol dire che tutti questi sono uguali a 0 e tutti questi sono uguali a 0. Di conseguenza abbiamo ottenuto, da questa supposizione abbiamo ottenuto che beta 1 è uguale, eccetera, eccetera, uguale a beta p, uguale a 0. Rifacendo esattamente lo stesso discorso, abbiamo detto che tutto è simmetrico, con W piccolo anziché con U piccolo, otteniamo che anche questi gamma sono uguali a 0. E poi potremmo concludere, ma concludiamo in un altro modo. Nelle dispense è fatto in questo modo, sfruttando la simmetria, ora vediamo un modo leggermente diverso, ovviamente è la stessa cosa. Una volta che sappiamo che beta 1 beta p è uguale a 0, che cosa otteniamo? Otteniamo che questa equazione diventa somma per j che va da 1 a k di alfa j sj più, questo è il vettore nullo, lo possiamo togliere, somma per i che va da 1 a q di gamma i WI uguale al vettore nullo. Ma di nuovo, qua cosa abbiamo? Abbiamo una combinazione lineare, è una combinazione lineare di S1, SK, W1, WQ, che dà il vettore nullo. Ma attenzione, S1, SK, W1, WQ cosa sono? Sono una base di W. Essendo una base di W sono linearmente indipendenti. Base di W, quindi linearmente indipendenti. Sono linearmente indipendenti, quindi se una loro combinazione dà il vettore nullo, vuol dire che tutti i coefficienti sono nulli. Tutti i coefficienti sono nulli vuol dire che otteniamo che alfa 1, alfa k e gamma 1, gamma q sono tutti uguali a 0. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dalla scrittura di questa combinazione lineare di S1, SK, 1P, W1, WQ che desse il vettore nullo, abbiamo dimostrato che tutti i coefficienti beta sono 0, tutti i coefficienti alfa sono 0 e anche tutti i coefficienti gamma sono 0. Il che vuol dire che effettivamente S1, SK, U1, UP, W1, WQ sono linearmente indipendenti. Sono linearmente indipendenti, sapevamo già che erano generatori e quindi sono una base. Quindi abbiamo dimostrato che questi sono una base. Sono una base e quindi la dimensione di U più W è esattamente il numero di questi elementi, cioè K più P più Q,
cioè quello che volevamo. La formula di Grassmann è verificata. Definizione: sia V1 spazio vettoriale su K e U e W due sottospazi vettoriali di V. Diciamo che V è somma diretta di U e W se valgono le seguenti due condizioni. Prima condizione: U intersecato W, che è un sottospazio vettoriale, è il sottospazio vettoriale più piccolo possibile, quello che contiene soltanto il vettore nullo. E 2, U più W, che è un sottospazio vettoriale di V, ma contiene U e W, è il più grande possibile, cioè è tutto V. Bene, corollario della formula di Grassmann, abbiamo che U e abbiamo che V è somma diretta di U e W se e soltanto se valgono due delle seguenti condizioni. Condizione numero 1, quella che abbiamo scritto sopra, U intersecato W è lo spazio vettoriale più piccolo possibile, ovvero il solo vettore nullo. Condizione numero 2, U somma W è il sottospazio vettoriale di V più grande possibile, ovvero è tutto V. E ovviamente, se valgono queste due, è esattamente la definizione di essere V è, insomma, diretta di U e W. E 3, la dimensione di U più la dimensione di W è uguale alla dimensione di V. Quello che vogliamo far vedere sfruttando la formula di Grassmann fondamentalmente è che qualsiasi due di queste tre proprietà implicano in realtà la terza. Questo è equivalente al nostro risultato. Cancelliamo la definizione per fare qua le varie implicazioni. Facciamo vedere quindi che due qualsiasi di queste implicano la terza. 1 e 2 implica 3, ovvero se V è somma diretta di V e W doppio, allora valgono queste due, ma valgono tutte in realtà. Allora, vediamo di dimostrarlo. Che cosa abbiamo? Abbiamo, per la formula di Grassmann, noi vogliamo calcolare chi è la dimensione di U più la dimensione di V, per dimostrare la 3, chi è la dimensione di U più la dimensione di W doppio. Per la formula di Grassmann, la dimensione di U più la dimensione di W è la dimensione di U intersecato W più la dimensione di U più W. Ma abbiamo l'ipotesi 1. L'ipotesi 1 ci dice che U intersecato W è il solo vettore nullo. Quindi l'ipotesi 1 ci dice che U intersecato W è il solo vettore nullo, ovvero questa dimensione è 0. Inoltre abbiamo, per l'ipotesi 2, che U più W è V, quindi la dimensione di U più W è la dimensione di V. Di conseguenza otteniamo che
la dimensione di U più la dimensione di V è la dimensione di U intersecata W, cioè 0, più la dimensione di U più V, cioè una dimensione di V, cioè la dimensione di V. Ovvero otteniamo effettivamente la condizione 3. Quindi 1 e 2 implica 3, l'abbiamo dimostrato. Ora vogliamo dimostrare che 1 e 3 implica 2 e poi che 1, 2 e 3 implica 1. 1 e 3 implica 2, vogliamo dimostrare. 1 e 3 implica 2, ovviamente l'altra condizione è 2 e 3 implica 1. Dimostriamo che 1 e 3 implica 2. Bene, allora che cosa sappiamo? Noi sappiamo vogliamo ottenere un qualche risultato su U più W doppio. Quindi calcoliamoci qual è la dimensione di U più V doppio. La dimensione di U più V doppio per la formula di Grassmann è la dimensione di U più la dimensione di V doppio meno la dimensione di U intersecato V doppio. E ora vediamo che cosa sappiamo. Che cosa sappiamo? Sappiamo per la condizione 3 che la dimensione di V più la dimensione di V doppio è la dimensione di V. Questo è uguale alla dimensione di V. Inoltre, sappiamo per la condizione 1 che U intersecato V doppio è il vettore nullo, che vuol dire che la dimensione di U intersecato V doppio è 0. Di conseguenza, cosa otteniamo? Abbiamo ottenuto che la dimensione di U più W doppia è la dimensione di V meno 0, cioè la dimensione di V. Ma U più W doppio è un sottospazio di V che ha la stessa dimensione di V e quindi è V. Quindi U più W doppio è V. E abbiamo dimostrato che 1 e 3 implicano 2. Vediamo ora di dimostrare l'ultima implicazione, cioè che 2 e 3 insieme implicano 1. Bene, abbiamo 2 e 3, vogliamo dimostrare che U intersecato W doppio è il vettore nullo, allora chiediamoci qual è la dimensione di U intersecato W doppio. Dobbiamo dimostrare che la dimensione di U intersecato W doppio è 0, perché se è 0 vuol dire che è solo il vettore nullo. Quindi è questo il nostro obiettivo. Usiamo la formula di Grassmann, la dimensione di U intersecato W doppio è la dimensione di U più la dimensione di W doppio meno la dimensione di U più W doppio. Bene, per la formula 3, per la proprietà 3, abbiamo che la dimensione di U più la dimensione di W doppio è la dimensione di V. Per invece la condizione 2 abbiamo che U più W doppio è V e quindi la dimensione di U più W doppio, dato che U più W doppio è V, è semplicemente la dimensione di V. Di conseguenza, la dimensione di U intersecato W doppio è la dimensione di V meno la dimensione di V, cioè 0. Ma se uno spazio vettoriale ha dimensione 0, vuol dire che è il solo vettore nullo e quindi abbiamo dimostrato anche che 2 e 3 implicano 1. Quindi, se abbiamo due qualsiasi di queste condizioni, abbiamo anche la terza e in particolare abbiamo che U e W doppio sono che V è somma diretta di U e W doppio. Viceversa, se V è somma diretta di U e W doppio, valgono le prime due, quindi valgono tutte e tre, quindi valgono due qualsiasi di queste. E quindi abbiamo terminato la nostra dimostrazione. Per dimostrare che V è somma diretta di U e W doppio, ci basterà dimostrare due di queste tre proprietà. Vediamo ora come utilizzare la formula di Grassmann quando dobbiamo calcolare qualcosa. Quindi siano U l'insieme generato dai vettori x1, xk, generato sul campo K, e W doppio, lo spazio linearmente
generato dai vettori y1, yS, sottospazi di k alla n. Per trovare una base di u più w, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare innanzitutto dei generatori, ma dei generatori li conosciamo. Poiché x1 e xk sono generatori di u e y1 e yS sono generatori di w, allora x1, xk, y1, yS sono generatori di u più w. Quindi consideriamo la matrice A che ha per colonne esattamente questi vettori x1, xk, y1, yS e la riduciamo a scala. Troviamo quindi la matrice ridotta a scala S e cosa troviamo? Troviamo che il rango di S è un certo valore, che ovviamente è uguale al rango di A, quindi è uguale al numero massimo di colonne della matrice linearmente indipendente, e il pivot di S, indicano le colonne linearmente indipendenti di A, quelle linearmente indipendenti di A, ma anche quelle linearmente indipendenti, indicano le colonne linearmente indipendenti di S, ma quindi anche quelle di A. E quindi queste colonne, di A, formano una base di U più W. Vediamo un esempio. Esempio, consideriamo in R4 U dato dallo spazio lineare generato da 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 e W dato dallo spazio lineare generato da 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Vogliamo trovare una base di U più W. Scriviamoci quindi la matrice, sappiamo che questi quattro vettori sono dei generatori di U più W, quindi ci scriviamo la matrice che ha questi quattro vettori come colonne. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Ecco, ora vogliamo cercare di ridurre a scala questa matrice. Questa è la matrice A, mi ha dato questo nome, riduciamo la scala. Che cosa dobbiamo fare? Beh, come al solito vogliamo far comparire degli 0 qua, ovvero ci serve far comparire uno 0 in questa seconda riga, e quindi facciamo la seconda riga meno la prima riga. Quindi ricopiamo uguale la prima riga, 1, 0, 1, 2. Alla seconda riga sostituiamo la seconda riga meno la prima, 1 meno 1 fa 0, l'abbiamo fatta apposta, 0 meno 0, 0 è un extra, 2 meno 1 fa 1, 1 meno 2 fa meno 1. E copiamo uguali la terza e la quarta riga, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 1. Ecco, ora abbiamo fatto comparire un primo scalino. Ora vogliamo andare avanti e notiamo che diversi da 0 abbiamo questi due elementi, mentre questo è uguale a 0. Quindi questo non può stare in questa riga, scambiamo tra loro due righe.
per proseguire con il nostro algoritmo di riduzione a scala. Quindi scambiamo tra loro la seconda e la terza riga e quindi otteniamo 1, 0, 1, 2. Al posto della seconda riga scriviamo la vecchia terza riga, 0, 1, 1, 2. Poi al posto della terza riga scriviamo la vecchia seconda riga, 0, 0, 1, meno 1. E ci teniamo la quarta riga, 0, 1, 2, 1. A questo punto vogliamo continuare a ridurre a scala, abbiamo il primo scalino, qua vogliamo fare il secondo, dobbiamo far apparire qua uno 0. Per far apparire qua uno 0 dobbiamo fare la quarta riga, meno, dobbiamo utilizzare la seconda riga, che è uno 0 all'inizio, qua può andare a modificare questo, meno la seconda riga. Quindi cosa otteniamo? Otteniamo la prima riga resta uguale a se stessa, non la modifichiamo più, 1, 0, 1, 2. La seconda riga resta uguale a se stessa, non la modifichiamo più, 0, 1, 1, 2. La terza riga resta uguale, non la modifichiamo perché è già uno 0 in seconda posizione. La quarta riga la modifichiamo sottraendogli la seconda riga, così 0 meno 0 fa 0, 1 meno 1 fa 0, l'abbiamo fatto apposta, spunta con uno 0, 2 meno 1 fa 1, 1 meno 2 fa meno 1. A questo punto è evidente che terza e quarta riga sono uguali e quindi la nostra matrice avrà rango 3. Ma andiamo avanti con l'algoritmo, questo è diverso da 0, facciamo quindi la quarta riga meno la terza riga per riuscire a continuare a ridurre a scala la nostra matrice. Quindi la prima riga resta 1, 0, 1, 2, la seconda diventa 0, 1, 1, 2, la terza diventa 0, 0, 1, meno 1 resta, e la quarta è 0, meno 0 fa 0, 0, meno 0 fa 0, 1, meno 1 fa 0, l'abbiamo fatta apposta, meno 1, meno, meno 1 fa 0, questo è un extra, non ce l'aspettavamo. Bene, allora cosa è successo? Ora la matrice è ridotta a scala e abbiamo che la matrice ha rango 3 e i pivot indicano prima, seconda e terza colonna, il che vuol dire che la prima, la seconda e la terza colonna erano linearmente indipendenti, ovvero il primo, il secondo e il terzo vettore. Quindi abbiamo che U più W ha come base una delle basi possibili è 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Ovviamente ci sono anche altre possibilità, ma questa è quella che ci ha dato il nostro algoritmo. Se invece voglio calcolare l'intersezione tra U e W, quello che conviene fare è conviene calcolare le equazioni cartesiane di U e W e poi metterle a sistema. Per l'unione abbiamo cosa che ci conviene avere le equazioni parametriche, quindi mettere insieme tutti i generatori di uno insieme, dell'altro insieme, per ottenere un insieme di generatori di U più W, e poi eventualmente procedere con la riduzione a scala per trovare un insieme minimale di generatori, ovvero una base. Se invece vogliamo fare l'intersezione, quello che conviene è vedere i due spazi come degli insiemi di vettori che soddisfano un certo numero di condizioni. Mettiamo allora insieme le due condizioni e otteniamo le condizioni che sono soddisfatte dai vettori che stanno entrambi, ovvero dai vettori nell'intersezione. Vediamo di fare un esempio e per comodità facciamo esattamente lo stesso esempio di prima. Quindi abbiamo U, che è lo spazio lineare
generato dai vettori 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, che è un sottospazio di R4, W è lo spazio lineare generato dai vettori 1, 2, 1, 2 e 2, 1, 2, 1 di R4, e vogliamo capire qual è l'intersezione. Innanzitutto, noi conosciamo la formula di Grassmann e quindi sappiamo già qual è la dimensione che ci aspettiamo di questo spazio. La dimensione di U intersecato W deve essere uguale alla dimensione di U più la dimensione di W meno la dimensione di U intersecato W. La dimensione di U intersecato W l'abbiamo trovata nell'esercizio prima, era 3, aveva una base con 3 vettori. I vettori erano questo, questo e questo. Di conseguenza sappiamo che U, siccome i due vettori generatori di U sono in una base, nella base di U più W, vuol dire che sono linearmente indipendenti. Un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti è linearmente indipendente. Quindi sappiamo che la dimensione di U è 2. La dimensione di W potrebbe essere 1 o 2. In realtà è abbastanza immediato, questi sono due vettori, non sono uno multiplo dell'altro, quindi sono linearmente indipendenti, sono solo due, e quindi la dimensione di questo è 2. Se no, provate a metterli in matrice, riducete a scala e vedete cosa succede. Che cosa abbiamo quindi? Abbiamo che la dimensione di U è 2, la dimensione di W è 2, la dimensione dell'intersezione è 3, quindi 2 più 2 meno 3 fa 1. Quello che ci aspettiamo, che deve essere, poiché vale la formula di Grassmann, è che la dimensione dell'intersezione è 1. Quindi ci aspettiamo di trovare uno spazio vettoriale con, di dimensione 1. Bene, ora vediamo come fare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto trovare le equazioni cartesiane di U e W come primissima cosa. E quindi mettiamoci al lavoro. Che cosa vuol dire le equazioni cartesiane di U e W? Vogliamo semplicemente trovare delle condizioni affinché un vettore x, y, z, t si possa scrivere appartenga a U, quindi sia combinazione lineare di questi due vettori. Quindi x, y, z, t deve essere uguale ad alfa volte 1, 1, 0, 0 più beta volte 0, 0, 1, 1. Il che ci dice che cosa? Ci dice che deve essere della forma alfa alfa beta beta. Ovvero, le condizioni che vengono soddisfatte sono x è uguale ad alfa, y è uguale ad alfa, z è uguale a beta e t è uguale a beta. Devo ricavare i parametri alfa e beta da alcune equazioni e sostituirle in altre. In questo caso è particolarmente semplice. Questo uguagliando otteniamo x uguale a y, da questo uguagliando otteniamo z uguale a t. Quindi le equazioni cartesiane di U sono semplicemente x uguale a y e z uguale a t. Ora proseguiamo con il sottospazio W. Quello che stiamo chiedendo è che un vettore x, y, z, t appartenga a W, vuol dire che il vettore x, y, z, t si può esprimere come alfa volte il primo vettore, 1, 2, 1, 2, più beta volte il secondo vettore, 2, 1, 2, 1, che è semplicemente alfa più 2 beta, 2 alfa più beta, alfa più 2 beta, 2 alfa più beta.
che vuol dire che le equazioni sono x è uguale ad alfa più 2 beta, y è uguale a 2 alfa più beta, z è uguale ad alfa più 2 beta e t è uguale a 2 alfa più beta. Vogliamo risolvere questo e trovare delle condizioni per x, y, z e t. Ora, qua potremmo farlo in maniera automatica, si vede subito che x è uguale a z e y è uguale a t, però può essere istruttivo per imparare a farlo in generale e vedere come farlo in maniera generale. Cosa vogliamo fare? Vogliamo scoprire quando è che questo sistema è risolubile, cioè quando è che esistono alfa e beta dati x, y, z e t che rendono possibile questa scrittura. Il che vuol dire che stiamo cercando di risolvere un sistema lineare. Il sistema lineare che stiamo cercando di risolvere è rappresentato esattamente da quale matrice? Beh, dalla matrice incompleta, che è esattamente come colonne questi due vettori. Vediamo, i coefficienti di alfa sono quelli di questo vettore, i coefficienti di beta di questo vettore, e vogliamo che il termine noto sia esattamente x, y, z, t. Riducendo a scala questa matrice scopriamo quando questo sistema è risolubile. E quando è che questo sistema è risolubile? Questo sistema è risolubile quando il rango della matrice incompleta e il rango della matrice completa sono uguali, quindi riduzione a scala di questa matrice. Dobbiamo far apparire degli zero qua, quindi faremo la seconda riga meno due volte la prima, inoltre la terza riga meno la prima, inoltre la quarta riga meno due volte la prima. E questo cosa diventa? La prima riga resta uguale, 1, 2, x. La seconda riga, cancello qua che così ho un po' più di spazio per scrivere, la seconda riga diventa 2 meno 2 fa 0, l'abbiamo fatto apposta, 1 meno 2 per 2 è 1 meno 4, fa meno 3, y meno 2x. Terza riga meno la prima, 1 meno 1 fa 0, 2 meno 2 fa 0, l'abbiamo, questo è un extra, 1 meno 1 fa 0, l'abbiamo fatto apposta, e poi z meno x. La quarta riga meno 2 volte la prima, 2 meno 2 fa 0, l'abbiamo fatta apposta, 1 meno 2 per 2, cioè 1 meno 4 fa meno 3, t meno 2x. Ora, nella nostra riduzione a scala, abbiamo questo primo scalino e vogliamo far comparire degli 0 qua. Questo è già 0, dobbiamo far comparire uno 0 qua. Quindi che cosa facciamo? Faremo la quarta riga meno la seconda riga. I coefficienti sono uguali e quindi questo risolve. Quindi cosa otteniamo? La prima riga resta uguale, 1, 2, x. La seconda riga resta uguale, 0, meno 3, y, meno 2, x. La terza riga resta uguale, 0, 0, z, meno x. La quarta riga diventa 0, meno 0, fa 0. Meno 3, meno meno 3, fa 0. L'abbiamo fatto apposta. T meno 2x meno y meno 2x viene t meno y meno 2x più 2x che se ne vanno. E quindi ecco che finisce. Ora, la nostra matrice incompleta, il primo pezzo, è ridotta a scala. Quello che ci serve perché il sistema sia risolubile quindi è che il rango sia esattamente lo stesso, ovvero che anche qua ci siano degli zero. Quindi è risolubile, e dire che il sistema è risolubile è la stessa cosa di dire che esistono alfa e beta che verificano questa cosa, ovvero che x, y, z, t appartiene a w, ovvero x, y, z, t appartiene a w, se e soltanto se, cosa vale? Deve essere che questo è 0 e questo è 0, quindi z meno x uguale a 0, t meno y uguale a 0. Queste sono le equazioni che abbiamo. Quindi abbiamo le altre equazioni, sono z
meno x uguale a 0 e t meno y uguale a 0, e l'abbiamo trovata in maniera algoritmica, e questo ci funziona sempre. Bene, una volta che abbiamo trovato le equazioni cartesiane di u e w, che cosa facciamo? Allora, una volta che abbiamo le equazioni cartesiane di u e w, troviamo le equazioni cartesiane di u intersecato w. Le equazioni cartesiane di u intersecato w basta mettere a intersezione queste. Quindi abbiamo x uguale y, scriviamo la x meno y uguale a 0, z meno t uguale a 0, z meno x uguale a 0, t meno y uguale a 0. Queste sono delle equazioni, non è detto che sia un set minimale, ma se vogliamo trovare proprio una base dobbiamo cercare di risolverlo, dobbiamo risolvere questo sistema e vedere quali sono le soluzioni di questo sistema. Voglio trovare le soluzioni, scrivo la matrice associata, scriviamoci x, y, z, t qua sopra solo per capire cosa stiamo facendo, è tutto uguale a 0 qua, x meno y, quindi coefficiente 1, meno 1 per la y, 0 e 0, z meno t, quindi qua 0, 0, 1, meno 1, z meno x, quindi meno x, 0, y, z, 0, t, e qua t meno y, quindi 0, meno 1 per la y, 0, 1 per la t. Questa è la matrice che rappresenta il nostro sistema, la matrice completa che rappresenta il nostro sistema. Per trovare le soluzioni, ovvero chi sono i vettori che appartengono a un intersecato W, ci basta risolvere il sistema, ovvero ridurre a scala la matrice. E ridurre a scala la matrice, come vedete, serve per risolvere un sacco di problemi diversi. Quindi, vogliamo far comparire qua sotto degli zeri, qua c'è già, qua no, qua c'è già, quindi questo. Sostituiamo alla terza riga più la prima riga, così da ottenere qua uno 0. Bene, quindi che cosa otteniamo? 1, meno 1, 0, 0, 0, 0, 1, meno 1, 0, qua 1, meno 1 più, meno 1 più 1 fa 0, 0 più meno 1 fa meno 1, 1 più 0 fa 1, 0 più 0 fa 0, 0 più 0 fa 0, un sistema omogeneo, l'ultima colonna resta 0, potevo anche non scriverla, ne ho scritta per usare sempre la stessa notazione. E la quarta riga la lascio uguale, 0, meno 1, 0, 1, 0. A questo punto voglio cercare di andare avanti, per andare avanti, attenzione che qua c'è uno 0, non mi sta bene, quindi scambio due righe tra di loro, ad esempio queste due. Quindi otteniamo che il mio sistema è equivalente a 1, meno 1, 0, 0, 0, qua scrivo tutta la colonna di zeri, poi scambio la seconda e la terza riga, quindi la seconda riga diventa 0, meno 1, 1, 0, la terza riga diventa 0, 0, 1, meno 1, la quarta riga resta 0, meno 1, 0, 1. A questo punto sto proseguendo con la mia riduzione a scala, ho il primo scalone, voglio fare un secondo scalone qua, mi serve far diventare uno 0 questo, quindi alla quarta riga devo sottrarre la seconda riga per far diventare questo uno 0. Di conseguenza, la prima riga resta 1, meno 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, qua. Seconda riga resta 0, meno 1, 1, 0, la terza riga resta 0, 0, 1, meno 1, la quarta riga diventa la quarta meno la seconda, quindi 0 meno 0 fa 0, meno 1 meno meno 1 fa 0, l'abbiamo fatto apposta, 0 meno 1 fa meno 1, 1 meno 0 fa 1. A questo punto è evidente che la terza e la quarta riga sono uno multiplo dell'altra e quindi questa scomparirà, ma facciamo appunto di andare avanti, quarta riga più terza riga ci fa apparire qua uno 0, nella nostra idea di continuare a ridurre a scala ci serve far apparire qua uno 0. Di conseguenza, quello che otteniamo è la seguente cosa. Otteniamo prima riga 1, meno 1, 0, 0. Seconda riga 0, meno 1, 1, 0. Terza riga 0, 0, 1, meno 1. Quarta riga 0 più 0 fa 0, 0 più 0 fa 0, meno 1 più 1 fa
fa 0, abbiamo fatto apposta, 1 più meno 1 fa 0, è un extra, e poi qua resta 0. Di conseguenza abbiamo ridotto la nostra matrice a scala, e quindi possiamo ora trovare la soluzione. Per trovare la soluzione, ricordate, aggiungiamo una riga in arancione dove ci manca il pivot ci manca qua in quest'ultima posizione, quindi aggiungiamo 0001C, dove questa è una costante qualsiasi. Quindi risolviamo, cosa otteniamo? Otteniamo che T è uguale a C dall'ultima, poi qua otteniamo che Z meno T è uguale a 0, ovvero Z è uguale a T, ovvero Z è uguale a C. Da questo otteniamo che meno Y più Z è uguale a 0, ovvero Y è uguale a Z e Z è uguale a C. E da questo otteniamo X meno Y è uguale a 0, ovvero X è uguale a Y, ma Y è uguale a C. Quindi il nostro vettore è CCCCC, ovviamente vuol dire che tutte le coordinate sono uguali, e quindi U intersecato W è semplicemente lo spazio lineare generato dal vettore 1, 1, 1, 1. Per cui tutte le coordinate sono uguali. Ecco che abbiamo trovato chi è la nostra intersezione. Ovviamente notiamo che c'è un solo vettore a dimensione 1, come avevamo detto che ci aspettavamo. Bene, ovviamente osservazione, l'abbiamo già fatto praticamente, ma ridiciamolo: se U è uguale allo spazio lineare generato da U1, UP, e W è lo spazio lineare generato da W1, WQ, sono sottospazi di V, e B è una base di V, allora possiamo ragionare esattamente come abbiamo fatto prima, utilizzando il fatto che la base ci permette di andare da V a K alla N. Quindi che cosa facciamo? Facciamo semplicemente che andiamo a finire in K alla N e ragioniamo in K alla N. Quindi otteniamo che la dimensione di U è semplicemente il rango della matrice che ha per colonne le coordinate di questi vettori. Quindi U1 coordinate rispetto alla base B, eccetera, eccetera, UP coordinate rispetto alla base B. E ovviamente la dimensione di W è il rango della matrice con, stessa cosa, le coordinate dei vettori W1, WQ. E infine, ovviamente, la dimensione di U più W, utilizziamo il fatto che questi sono generatori di U, questi generatori di W, quindi tutti assieme sono generatori di U più W, è il rango della giusta posizione di queste due matrici, 1B, eccetera, eccetera, UP, B, W1, coordinate rispetto a B, eccetera, eccetera, WQ, B. E una volta che abbiamo trovato la dimensione di U, di W e di U più W, ovviamente la formula di Grassmann ci permette di ricavare la dimensione di U intersecato W semplicemente come la dimensione di U più la dimensione di W meno la dimensione di U più W. Come esercizi, fondamentalmente, abbiamo già visto prima come fare nel caso di K alla N, e succede ovviamente del tutto in maniera analoga nel caso abbiamo uno spazio vettoriale qualsiasi. Ricordiamoci sempre, se abbiamo uno spazio vettoriale qualsiasi, una volta che abbiamo fissato una base, possiamo
andare a leggere tutto in K alla N e quindi ottenere esattamente le stesse cose con la stessa fatica una volta che abbiamo usato questo metodo di traduzione. Insiemi di generatori con indipendenza lineare che vanno a formare le basi di una spazio lineare.